mio ruolo nel traffico di stupefacenti è sempre stato sistemista. Tutto lo sforzo che dovevo fare era continuare ad escogitare nuovi metodi, no, per portare la coca dal Sud America all'Europa. Ed era una continua battaglia, man mano che venivano scoperti vari metodi e poi venivano dati a tutte le dogane perché potessero essere controllati. Io cercavo di scoprirne sempre di nuovi. Era un modo, una sfida costante, no? Fra noi e le dogane. Il mio compito era di occuparmi esclusivamente di prendere il prodotto e consegnarlo in Europa dove lo voleva il cliente. 1000 rivoli per far entrare la coca in Europa, però il grosso veniva sempre mandato con i container. Porti come Amsterdam, Rotterdam, dove il traffico era di 3-4 mila giornalieri, erano praticamente impossibili da controllare, a meno che venisse da paesi che erano dei cosiddetti caldi: Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasile e Argentina. Paesi freddi, il migliore in assoluto era il Cile. Devi sempre portare qualche cosa che qui non c'è. Devi portare dalle piastrelle, dal Venezuela, qua, budella dalla risata di tutto il mondo, non so se mi spiego, no? Devi portare invece marmi o trattori di seconda mano che qui vengono rifatti, o Caterpillar. Ci sono tanti articoli che vanno sempre bene e si comprano bene in Sud America e si portano qui perché hanno un gran mercato e la costano meno. Beh, consegna al buio è quello più classico. In Europa prendi una delle ditte più famose di cui il controllo è inesistente, perché se tu lo metti a nome della Fiat, arrivava giù a Livorno o a Genova, andavi dal tuo broker e gli diceva togliti questo container, lo facevi sparire. Sì. Io conosco un mare, i nostri amici che vivono felici nelle grandi capitali europee, rispettati, e sono nati, sono fatti una fortuna con la coppia.